Abbiamo praticamente in linea il nostro ospite, Tommaso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, ancora mi devo riprendere dalla settimana sanremese, ma tutto bene, tutto bene. C'è ancora un po' di adrenalina, non ci si ferma mai, però è giusto così, insomma. Ho voluto la bicicletta, adesso pedalo e non mi fermo. Devo dire che è anche una cosa molto, molto bella quella che sta succedendo, tutto questo parlare delle cose che danno ansia. Ora come ora ce ne sono tante, perché comunque è tutta una corsa, però beh, sono felice. L'esperienza di Sanremo è stata veramente fantastica, nonostante anche lì, vabbè, l'eliminazione, poi c'è stato il premio della sala stampa, quindi anche lì è un turbine di emozioni che, insomma, non è Diciamo che semplice. il premio che ti abbiamo dato, dove Esatto, la e che vi sala. ringrazio. Grazie a te. La sala stampa Lucio Dalla, con tutte le radio private, web e televisione. Tra le altre cose, sei venuto anche a salutarci quella sera ed è successo di tutto. Devo dire una cosa: che Tommaso è fantastico, una persona molto di cuore, una persona No, grazie mille. No, vabbè, era divertente. il minimo che potessi fare. Insomma, ero a cena e mi arriva questa notizia che mi era stato assegnato questo premio prestigiosissimo. Ho detto, vabbè, faccio due passi in più, ma devo andare assolutamente a ringraziarli in sala stampa E perché, noi ancora abbiamo i cavolo. video, quindi è stato Sì, una no, bella bellissimo. emozione. Tommaso, mi è arrivata adesso qui dai nostri ascoltatori una domanda. La domanda per Sì. Tommaso: quali sono le cose che non ti danno ansia? E ti saluta Silvio. Ah, ok, innanzitutto ciao Silvio. E beh, allora diciamo che le cose che non mi danno ansia, ecco, mi fa piacere che mi venga chiesto ogni tanto che cosa mi mette di buon umore. Vabbè, sicuramente, vabbè, la musica è scontato, però anche tutte quelle cose che diciamo non serve poi dover pensare più di tanto, doversi stressare più di tanto, come, che ne so, cose semplici, una bella giornata al mare, ecco, ora come ora che sono anche tutto bello raffreddato, non mi farebbe male. E non lo so, ho una grande passione per il cinema, quindi anche lì andare al cinema, insomma, informarmi sulle nuove A uscite, proposito ah, di un po' così. cinema, Tommaso, Sì. visto che ti sei tirato, io non ci ho mai pensato, però tiri questa cosa di questa passione che hai. Ti vedresti bene nel fare un film, nella conduzione di qualcosa in televisione? Che ne so, adesso c'è uscito Made in Sud con Gigi D'Alessio che va un po' a condurre. Ti piacerebbe qualcosa del genere? Ma senti, in realtà non mi dispiacerebbe, è un qualcosa comunque di nuovo e a me piace comunque anche tentare, no? Altre strade, mettermi alla prova. E anche la recitazione, beh, da un certo punto di vista comunque mi ha sempre un po' incuriosito e affascinato, perché comunque ho fatto per poco teatro, insomma, un paio di anni e devo dire che anche lì mi trovo molto a mio agio. Poi sai, un conto è a teatro, un conto è farlo magari dietro delle telecamere, Chi lo no? sa, chi lo sa. Invece, Però dai, esatto, chi lo sa, no, non mi bisogna tirerei vedere. indietro. Allora, parliamo un po' le cose che danno ansia. Il singolo è uscito l'album il 10 febbraio. Tommaso Pini, ci vuoi parlare di quello che troveremo che troviamo nel tuo album? Chi non l'ha ancora acquistato, quello che troverà, quale Sì. groove, quale sound, e poi soprattutto come possiamo seguirti? Allora, diciamo che l'album si intitola Hashtag Cose che danno ansia, proprio per essere coerente con ciò che sono e con quello che ho portato a Sanremo. È un album dalle sonorità sicuramente molto internazionali, c'è un grande mix di elettronica che comunque mi ha influenzato nel corso di questi anni, perché avendo viaggiato soprattutto nei paesi del nord, sono stato contaminato molto, no? Sia dalle sonorità svedesi che finlandesi, sto sempre parlando dell'elettronica. Poi, per quanto riguarda i temi, diciamo che è un album a parer mio ricco, ricco di temi, perché mi rappresenta molto, parla molto di me e il rapporto che ho
con la vita in generale, perché ad esempio troviamo un brano che si intitola La mia testa, che è un dialogo con la mia parte razionale, no? Quindi quella un po' più istintiva e quella un po' più razionale, che spesso si scontrano. O che ne so, La disco mi rilassa è un altro brano a livello di energia e di sound molto potente, che comunque sempre sulla scia di cose che danno ansia, anche lì c'è un po' una presa di giro delle discoteche di oggi, insomma. Io sono molto, molto felice di questo progetto, perché alla fine sono riuscito a metterci dentro a quello che sono, quindi invito veramente tutti ad ascoltarlo, perché è un brano positivo che mette comunque, almeno a me mi mette di buon umore. Quindi poi, chi ascolta la tua musica conosce un po' di te, ma riesce anche a trasmettere quell'energia che serve ad affrontare. Esatto. Adesso abbiamo, in studio, accanto a me ho una persona che è stata anche al festival, che lui ha una dote, che poi alla fine dell'intervista io ti farò una domanda e che sarà interessante. Ma tu lo sai che le mie domandine sono sempre puzzecchianti, te la ricordi quella? Sei Alice nel Paese delle Meraviglie o Peter Pan? Sì, me la ricordo. Allora, ti vuole fare una domanda il nostro amico Fabio. Vai, Fabio. Okay. Salve Tommaso, come stai? Ciao Fabio, bene, grazie. Ti voleva fare una domanda. Ti ha dato ansia stare in Sanremo? Sì, mi ha dato molta ansia stare a Sanremo, perché comunque sia è un momento dove te ti giochi tutto, no? Mm-hmm. Però sono riuscito comunque a gestirla e a viverla, per assurdo, con molta spensieratezza quell'esperienza, perché non, per fortuna avevo tante cose da fare e non ho avuto il tempo di pensare, di entrare in paranoia che ero a Sanremo e avrei cantato su un palco visto da 10 milioni di telespettatori, quindi è andato tutto bene per fortuna. E quindi insomma ottima esperienza. Allora Tommaso, sì, adesso noi, insomma, tu vieni da quelli che sono, insomma, un talent molto importante, se non ricordo male, The Voice, giusto? Sì, poi, sì, ecco, sì, qua sì, il team della Carrà, no? Sì, di Raffaella Carrà. Perfetto. Sì. Adesso con questa apparizione al festival, con il disco, praticamente secondo te adesso parte una nuova era di Tommaso Pini, o questa esperienza rimarrà, diciamo, quasi come potrebbe essere un peso? Perché sai che ormai si fa sempre questa polemica dei talent, che uno se li ricorda perché hanno fatto quelle apparizioni. Per te potrebbe essere un peso o un valore aggiunto? Ma allora, dipende anche da come viene un po' interpretata, no, questa mia partecipazione a The Voice, nel senso che, cioè, se devo dare comunque un giudizio sull'esperienza, io, ragazzi, senza The Voice non avrei mai conosciuto quello che è il mio attuale produttore, Sergio Dall'Ora. Che lo voglio salutare, tra le altre cose, sì, grandissimo lui, Sì, no, veramente, e infatti anche lì, appunto, no, è stata una grande fortuna, quindi, e non, probabilmente non avrei mai fatto Sanremo, non avrei mai fatto questo disco. Quindi chi mi vuole etichettare come quello del talent, che lo faccia. Io, diciamo che a The Voice ho dato prova delle mie qualità vocali ed interpretative. Adesso c'è la prova di chi sono io a livello autorale, a livello musicale, chi sono io veramente, perché qui non si fa cover, ma adesso c'è veramente Tommaso, no? Adesso ci metti la tua faccia. Sì, ecco, adesso la si... mia faccia e tante altre cose, la cuore, tua voce, emozioni, tutto, perché parti della mia vita, insomma, ci sono in questo album. E per promuovere l'album, quali sono quelle che sono le tappe per poterti seguire sia attraverso i social, ma se c'è qualcuno che ha voglia proprio di conoscerti di persona, sì, e io devo dire che ne vale la pena, perché veramente mette, grazie, molta energia positiva, fai quelle faccine, hai anche questa carica emozionale, sì, molto forte. Cioè, a me, io comunque amo molto l'ironia e credo che soprattutto in ambienti e in situazioni come quella di Sanremo ne avevamo bisogno un po' tutti di faccina risata. Quindi, allora, diciamo che ancora le tappe le stiamo pianificando, però sicuramente ci saranno diversi firmacopie in giro per l'Italia,
la prima tappa sarà sicuramente Firenze e ora vi daremo le date sui miei canali social, ovvero mi potete trovare su Facebook a Tommaso Pini Official, su Twitter stessa identica cosa, Tommaso Pini Official, Instagram Tommaso Pini Official. Quindi sui canali ufficiali troverete tutta una serie di informazioni che poi vi porteranno a conoscermi, a incontrarci e a fare un po' di baldoria tutti insieme con la mia musica. Che è la cosa principale. Tu pensa che questa mattina è in radio e quindi la gente mi sta vedendo sia le dirette Facebook che sulla nostra televisione. Io sono con vestita da Fiorella Mannoia con la parrucca rossa, se ti può interessare. Ah, ecco. per rimanere, di non prenderci troppo sul serio, perché bisogna assolutamente divertirsi. Un po' di autoironia non fa mai male. Sì, adesso, ragazzi, io ti faccio una domanda semplicissima. Noi abbiamo il nostro, il caro Fabio, che è un parapsicologo, che tu questo non lo sai. No. C'è qualcosa che vorresti sapere del tuo futuro? E noi ti diciamo in diretta, il nostro parapsicologo prenderà tutte le sue intuizioni, userà tutti i suoi modi per darti una dritta sul tuo futuro. Quindi pensaci ad una domanda. Lui adesso sta prendendo le sue cosine e tu potrai capire un po' qualcosa sul tuo futuro. Ci hai pensato alla tua domanda? Cosa vorresti sapere? C'è qualche progetto che vuoi fare? Qualcosa che tu vorresti praticamente non sai se va bene, va male? Noi te lo possiamo fare in diretta. Ok. Una domanda, guarda, abbiamo Aladino, la lampada di Aladino, tu immagina che la stai sfregando ed esce fuori il genio. Vai con la domanda. Quanto mi ci vorrà per riempire lo stadio Artemio Franchi con il mio pubblico? Ok, Fabio, allora lui vuole riempire uno stadio molto importante in Italia. Quanti anni ci vorrà? Quanto tempo ci vorrà che lui ha questa capacità che in un suo concerto riesce a riempire tutto questo stadio? Okay. Io lo dico in italiano per Benino, perché Sì, vediamo se... Io... E la domanda la cambierò un po', se arriva a riempire questo stadio, perché vediamo allora. Vediamo un po', Tommaso. Vediamo, facciamo le dita. Sì, dice che sì, però devi lavorare in equipo, ossia è un conjunto... Adesso te lo traduco io. È un conjunto di persone che tienen que haber un apoyo para él, para lograr su objetivo, que es llegar hasta ahí, okay? Allora, per ottenere questo obiettivo, caro Tommaso, devi avere una grande equip, una grande squadra, un po' di persone che perché da solo non è infatti possibile. Quindi è molto importante curare chi ti sta dietro. Quindi però la cosa è fattibile. Ti posso dire che stiamo facendo in diretta, quindi noi incrociamo le dita che Fabio porta anche bene. Quindi c'è qualche altra domanda che vuoi fare? Ecco, ma come si chiama? Fabio. Fabio, ma di dove sei? Venezuela, America. Ah, Venezuela. Sì. Ok, bellissimo. No, perché sentivo questo accento inizialmente spagnoleggiante, poi invece Noi non ci facciamo mancare nulla, guarda. Io non mi faccio mancare niente. Anche il mio parapsicologo personale è qui in studio per avere, come dire, l'indirizzo giusto per affrontare quelli che sono a volte. Se c'è qualche anche altra domanda, hai bisogno di un'equipe. Sì. Ce ne vuole. Se vuoi fare qualche domanda, non c'è, è gratis, guarda, non ti mandiamo nessuna un regalo, no, un regalo. Il problema è che io non ho mai voluto sapere niente del più. Però questo dello stadio ti dà ansia, allora ti dà ansia. Bravo, esatto, vedi. Allora lasciamolo così. Bene, l'importante è problemi ad affrontare il presente, no? Mi devo mettere anche il futuro, è finita. Io adesso ti faccio una domanda, vabbè, classica, ma anche corretto, dai, finito Sanremo, sei contento del vincitore del festival? Devi essere però sincero, no? Perché sennò No, ma guarda, io sono molto sincero, forse ormai l'avrei capito con le mie gaffe, però ormai... Allora, io voglio, ormai molto bene a tutti, perché insomma siamo cresciuti insieme, eccetera.
che ti devo dire, sarei stato più felice se avessi vinto io. Cioè, devo essere sincero, ma questo ormai lo sto dicendo veramente a tutti, no? Perché, ma perché ragazzi, è ovvio che se arriviamo lì, cioè comunque al di là della gara, sì, che Sanremo è tutto, però è ovvio che il sogno in quel momento è anche di poter avere, no, la possibilità di portare questa palma d'oro tra le sue mani. Perfetto. Però comunque, vabbè, enorme. Diciamo, sei sincero. Che, sì, però al di là di questo, vabbè, comunque Lele è bravissimo, nel senso che è giovanissimo, ha 19 anni, suona, canta, nel senso va bene, non è che ha vinto il ragazzo che è uscito dal mercatino, insomma, dietro l'angolo e fa il karaoke, cioè, insomma. E invece Gabbani? Progetto. Di Gabbani sono strafelice, okay. Sono veramente entusiasta perché comunque io mi sento in qualche modo molto in linea, no, col suo modo di vivere comunque la musica, il palco. Insomma, siamo tutti e due molto ironici, quindi grande, tanta roba, si direbbe a Firenze. E chissà, può darsi anche tra te che parli delle cose che danno ansia. Lui con Occidentali Scarma, potete incontrarvi, fare qualche canzone un pochino. Facciamo Occidentali Ansia. Ecco, quindi un mix. Tommaso, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata qui in diretta. Grazie un po'. Devo dire simpatica e ironica, e poi abbiamo parlato di cose importanti che voglio ricordare ancora. Il tuo album, vuoi ancora ricordarlo tu? Sì, allora niente, che appunto potete trovare il mio album in tutti i digital store, quindi come iTunes o Spotify o Amazon, in vendita, o se no in tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, quindi insomma, se siete interessati acquistatelo e sostenetemi. Assolutamente sì, le radio, soprattutto la radio Studio 95 ti sostiene, che è una cosa molto grande. Importante, le radio private che veramente fanno girare la musica, quella che piace alla gente. No, guarda, infatti avete tutta la mia riconoscenza, ragazzi, cioè siete dei grandi. Questo. Guarda, adesso io ti lascio 10 secondi, puoi presentare la tua canzone così io lo posso inviare. Vai. Ok. Adesso con Cose che danno ansia, Tommaso Pini. Ciao.